La vergogna a cui abbiamo assistito a alcuni interventi di ieri si spiega soltanto col terrore che sta infondendo questa commissione di indagine. Le pantomime ieri non hanno altra spiegazione. Abbiamo spiegato il ruolo che avrà questa commissione, ripeto, di indagine. Non sarà una commissione politica, non c'è bisogno di un confronto politico. Il confronto politico avverrà nella sede di competenza, la commissione urbanistica, dove le forze, in maniera democratica, le forze politiche, valuteranno quelli che saranno gli esiti, le relazioni che usciranno fuori dalle indagini di questa commissione. Una cosa mai fatta prima. Anni e anni che i cittadini chiedono il rispetto delle norme e non è mai stato fatto. Questo è il Movimento 5 Stelle. Cittadini che entrano al governo e fanno quanto non è mai stato fatto prima. Non ci sarà bisogno in quella commissione quindi di parlare di politica, ma solo di accogliere quello che i cittadini da anni mandano all'interno degli uffici, alle segreterie di partito, prima, dopo, durante le elezioni, senza mai essere ascoltati. Bisognerà ascoltarli, sarà sufficiente ascoltarli. Le indagini, la maggior parte delle indagini verranno risolte acquisendo documenti che questa amministrazione non ha mai voluto accogliere da parte della cittadinanza rispetto a quello che era il semplice e normale, la semplice e normale attuazione delle convenzioni. Però ecco, oggi forse sul piano politico qualcosa va detta. I piani di zona rispondono a una legge molto datata del 1962, la 167. Questa legge in alcune realtà italiane è stata attuata in maniera, devo dire, quasi perfetta. Le leggi in realtà sono una base su cui gli amministratori possono esercitare la loro capacità di governo mettendo in relazione più discipline. Quello che ad esempio è successo a Bologna durante gli anni 60, appena approvata questa legge, è stato un modello che non è stato perseguito praticamente da quasi nessuna amministrazione. A Bologna i piani di zona sono stati attuati nelle zone immediatamente prospicienti al centro, dove le rendite fondiarie erano quelle, se vogliamo, anche più alte. Realizzare i piani di zona accanto alle realizzazioni urbanistiche non calmierate, non agevolate, ha comportato un controllo dei prezzi, oltre al fatto di soddisfare comunque quella che in ogni caso non era una vera e propria emergenza abitativa, era una necessità di alcune fasce della popolazione di poter acquistare degli immobili senza venir, come dire, senza entrare nel circuito delle banche, mutui e quant'altro, un aiuto che lo Stato, insomma, come la Costituzione poteva dare. Ma non solo, in queste zone, a Bologna, per chi la conosce Bologna può andarla a visitare, non sono state realizzate solo le case, ma tutti i servizi, tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il modello c'era. Se proprio un amministratore non è capace, Bologna la rossa lo ha attuato in quegli anni. Bastava riferirsi a quel modello. Anche nel secondo PEP romano, da 20 anni oramai attivo, e mi rivolgo anche ai compagni qui del centrodestra, per 5 anni hanno governato. E voglio dire, potevano controllare anche loro, visto che comunque lo strumento non era stato avviato da loro, compagni del centrodestra, perché siamo tutti, come dire, no? Eppure non hanno mosso un invece vanno in giro pieni piani di zona a elemosinare un consenso, ci risulta, poi fanno post in giro dove ci attaccano per quello che noi non abbiamo fatto. Ripeto, questa cosa non l'ha fatta mai nessuno finora qui a Roma, dove a differenza di Bologna sono stati realizzati dei piani di zona in posti sperduti, sono stati segregati i cittadini per acquistare delle case in posti che dai nomi altisonanti, Colle Fiorito, Castelverde,
L'hanno fatto perché ovviamente andando a costruire in una zona lontana dal centro devi portare le opere e le strade, automaticamente i terreni che sono compresi, è inutile che ridete, questa è la realtà, che sono compresi tra il centro e queste realizzazioni acquisiscono subito di valore. Questa è la logica speculativa che ha governato questa città. Non prendiamoci in giro, non vi nascondete, è questa la realtà. Allora, quando vi veniamo a dire che questa forza di governo ha vinto a Roma, ha vinto perché sono i cittadini che adesso vanno a far rispettare queste leggi. Perché questo è il Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie a lei.